un'altra bella recensione su Arte per Te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per Te. Questa è Arte per Te. Arte per Te. E benvenuti da Ombretta su Arte per Te, nuova recensione su Arte per Te, una nuova lettura che vi consiglio per l'estate e non solo. Oggi vi parlerò di un nuovo manuale dell'OEPRI, questo vi piacerà tantissimo, molto di più di quello del disegno, ed è il manuale per i dilettanti di pittura. È un manuale sempre scritto da Ronchetti ed è un manuale sempre OEPRI. Anche di questo io ho un'edizione antica, perché questa fa parte della mia collezione di libri d'arte antichi, che vi consiglio di fare. Se siete appassionati di arte, date anche un senso alla vostra passione, naturalmente se potete, perché è un superfluo ovviamente, ma anche come questi libri sono quasi tutti regali di, molti sono regali di mia mamma, di mio marito, e quindi per i compleanni, per Natale, mi arriva sempre qualcosina del genere, ne ho uno bellissimo che prima o poi vi farò vedere in una recensione. Comunque parliamo di questo. Questa è una quarta edizione ed è veramente, veramente bello. Ma lo fanno tuttora, lo è. Sono libri vecchissimi, questo è del 1911, il mio, ed era già la quarta edizione, quindi sono libri antichissimi che tutt'oggi tengono banco nell'editoria artistica. Quindi pensate quanto sono importanti, quanto sono validi. Allora, questo libro di cosa parla? Parla di tutte le tecniche pittoriche esistenti e conosciute fino a questo momento. Penso che l'edizione nuova abbia anche le tecniche più recenti, quindi per chi mi chiede manuali sull'acrilico, credo che nell'edizione nuova di questo libro potrete trovarne, però accertatevi, perché non ne sono certa. Allora, questo libro nel suo indice di cosa parla? Nella prima sezione del disegno e delle nozioni di prospettiva, nella sezione della seconda dei colori, dei coloriti, dei colori in generale, dei toni, dei contrasti, nella terza sezione vi elenco i colori principali per la pittura a olio, la loro composizione e le loro proprietà. Poi nella sezione quarta le norme generali per comporre le tinte. Questo ve ne ho parlato, trovate l'articolo sul mio blog e il video anche su il video qui su YouTube. Quindi vi metto qui il link del video e giù l'articolo sul blog per quanto concerne la composizione delle tinte. Poi come fare gli animali, le figure, gli edifici, come fare l'acqua, cose utili da sapersi, poi nozioni per la pittura dal vero, i mezzi, quindi gli strumenti che servono per dipingere bene, poi, ed è diviso per classi, quindi si dà come presupposto che il lettore applichi tutti i consigli che ci siano messi prima di passare alla seconda parte del libro, un po' come il corso di pittura che stiamo facendo insieme. Poi naturalmente l'anatomia c'è sempre, mettetevi il cuore in pace, e poi vi parlerà delle varie tecniche, l'acquerello, le misticanze, cioè tutte le tecniche differenti, come dipingere gli edifici, le rocce, una casistica ampia di quello che è il mondo della pittura. Un manuale veramente, veramente ben fatto, vi parla del ritratto, vi parla veramente di tutto. Alla fine c'ha la denominazione dei colori in tutte le lingue, questo vi può essere utile perché molti colori magari li producono con altre lingue e quindi non vi sapete raccapezzare. È quindi un libro veramente, veramente importante che arricchisce la nostra libreria, la nostra biblioteca artistica, che io vi consiglio di avere. Un pittore, un appassionato di arte non può prescindere da dei testi che accompagnino il suo operato. Naturalmente c'è Arte per Te in forma virtuale, in forma pratica, vi faccio vedere le cose, e molto spesso io le nozioni di cui vi parlo le prendo da questi manuali, perché la mia formazione deriva anche da questi, dalla lettura, dall'acquisizione di queste nozioni, oltre che della mia formazione universitaria, no? Vi lascio naturalmente nel box informazioni il link del blog, dove troverete una recensione scritta con tutte le puntualizzazioni anche sul prezzo che vi andrò a cercare dell'edizione moderna di quelli che sono i manuali OEPRI. E quindi leggete quanto più possibile.
potete. Io dal canto mio, per aiutarvi, ho deciso che di volta in volta andrò a pubblicarvi degli stralci presi da questo o da quel libro che possano aiutarvi nel corso della vostra, del vostro navigare in queste acque stupende e spesso tempestose del mondo artistico. Bene, con questa immagine poetica del nostro transito nel mondo artistico, vi saluto e vi rimando al prossimo porto. Da Umberto! Che sono impazzita il caldo, scusate. Da Umberto e d'arte per te è tutto. Arrivederci, alla prossima!